Per fortuna che arrivavamo in tempo, eh! Ma ho capito quello, non è che dai! Intanto il rally è finito, abbiamo fatto tanta di quella salita che non te pare. Fa freddo. E ora stiamo scendendo. Eh sì, però poi la devi fare in salita. Ma poi facciamo questo video e poi vediamo il post quello ciso, ormai è finito e vabbè. Sì, penso sia finito il rally. Grazie Paolo! È giovedì! Che facciamo? Diciamolo, sigla! Sigla! Ah, va a cagare. Non va bene? Bentornati su Global Rally Network. Questo per questo 23° episodio di Rally Time, puntata importante per noi perché prima con gli iscritti a 3 cifre abbiamo anche superato le 3 cifre. Eh sì, adesso sì, è un risultato che non ci aspettavamo, è arrivato così all'improvviso e noi all'improvviso abbiamo fatto uscire anche il video di ringraziamento per i 100 iscritti che noi vi invitiamo ad andare a vedere. È stato un anno ricco di emozioni, un anno e mezzo quasi, il 13 giugno per essere precisi. Sì. Data molto importante per Global Rally Network, che Dio volendo sarà il primo rally che andremo a vedere, il primo quindi il primo rally sul campo e contenuti, possiamo dirlo, contenuti nuovi, nuovi che non avevamo mai portato sul campo, che andranno a implementare un po' tutto il mondo YouTube di Global Rally Network. 102 iscritti, piccolo traguardo che comunque è uno di quelli che ci eravamo prefissati. Ah sì, sarà davvero interessante aprire il salvadanaio a fine anno e vedere quanti ce ne saranno, ma torniamo a noi, andiamo a commentare insieme il rally del Portogallo, che ha regalato tantissimi colpi di scena e che ha visto il ritorno alla vittoria di Elfyn Evans, che acciuffa la 4ª vittoria in carriera e è corsa in classifica generale nei confronti di Oce. Infatti adesso sono solo 2 punti che li separano, ma buttiamoci subito nel vivo della puntata. Andiamo! Il rally si è aperto venerdì, il quale vedeva il disputarsi di 8 prove speciali divise in 2 loop, uno mattutino e uno pomeridiano. Il primo ha visto il dominio di Hyundai, che piazzava i suoi 3 piloti nelle prime 3 posizioni. Però nel pomeriggio succede quello che nessuno si augurava, soprattutto i tifosi di Thierry Neuville, tra cui io. Infatti il pilota belga nella SS7, a causa di un errore nelle note, colpisce prima a sinistra e poi sbatte violentemente la parte destra della vettura, rompendo così in modo irrecuperabile il braccetto posteriore destro. Non sono serviti a niente quindi tutti gli sforzi di pilota e navigatore per provarlo a sistemare, quindi questo è un errore gravissimo. È un grave errore, li abbiamo seguiti in live tanto tempo, siamo messi con le immagini su loro due, hanno provato a rimettere a posto una cosa quasi irrecuperabile e commentavamo anche per Neuville le possibilità concrete adesso di vincere un mondiale quando fai tanti errori. Sì, questo è il primo errore quest'anno, purtroppo Neuville nella sua carriera paga proprio questi errori, questi cali di concentrazione. Alla fine lui stesso l'ha detto, abbiamo fatto un errore di note, ci sta, la relazione con il navigatore è fresca, quindi vanno ancora sistemati alcuni piccoli punti, però capiamoci che da un pilota come Thierry Neuville, la sua esperienza, sbagliare nel dare le note una curva invece di dirla a pelo di gas a manetta, capiamoci che non è un errore di quelli che ti portano, ti rischiano di compromettere a questo punto il mondiale, perché se fai errori del genere a ripetizione è il momento, in questo momento del campionato tutti i big hanno saltato almeno una gara. Sì, esatto. Penso c'è Tanak, Neuville. Al momento l'unico senza errori è proprio Elfyn Evans e quindi paga ancora una volta la sua costanza. Ma chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti. La giornata si conclude così con Tanak in testa con un vantaggio di 6 secondi su Evans e 9 su Sordo. Da segnalare però le difficoltà di Oce, che partendo come prima vettura si è preso tutto lo sporco delle prove speciali. Da segnalare, guardate, questo è un da segnalare importante, da segnalare da 100 iscritti, lo spettacolo regalato dall'ultima prova del venerdì, la Lusada, prova che prevedeva un 1 versus 1 tra i piloti, che ha regalato, come tutta la giornata, grandi emozioni e tanto divertimento, prova criticata dai puristi dei rally,
però ci sta, per il pubblico, tantissimo pubblico a corsa, esatto, abbiamo visto le esultanze dei piloti, finalmente le porte aperte, esatto, hanno permesso tutto ciò, quindi ci sta. Quindi bella prova, vinta proprio da Ottana, che con un bel vantaggio. Ma passiamo subito a parlare del sabato. Il sabato che prevedeva invece 7 prove per un alto chilometraggio e un coefficiente di difficoltà che balza, che si alza, particolari questi che non hanno spaventato Ott Tanak, che con esperienza si è messo tutti dietro, facendo illudere tutti che la vittoria per lui sarebbe stata un gioco da ragazzi. Illudere, hai detto bene, infatti nella SS14 purtroppo dobbiamo segnalare 2 ritiri importanti, quello di Rovanperä che a causa di un guasto meccanico deve ritirarsi ancora prima dell'inizio della prova, ma soprattutto quello di Ott Tanak che rompe il braccetto posteriore e deve dire addio alle sue speranze di vittoria, cause della rottura che tuttora sono inspiegabili, perché le parole dell'Eston erano: con la squadra abbiamo trovato la causa del guasto, del cedimento, però non è stato detto cosa ha causato quel cedimento, quindi non sappiamo se resta un incognito, se sono i resti di una botta precedente presa, un piccolo sobbalzo ha fatto sì che il braccetto posteriore, come per Neville, si andasse a rompere del tutto. Chi lo sa, fatto sta che Ott Tanak perde dalle mani di Scappavia un rally che fino ad allora stava dominando. Sì, ma Hyundai stava dominando un rally, esatto, che venerdì Hyundai si è vista perdere Neville, che poi è tornato sabato e si è ritirato nuovamente. Poi Hyundai si è vista perdere Tanak, tanto che Salvatore dicevamo come Adamo stesse lì venerdì sera alle 7, sabato sera alle 7 a commentare l'ennesimo. No, ma io sottolineerei che la SS14 per Hyundai è stata, sì, una prova nera, perché hanno perso anche la testa con Dani Sordo, che è andato a perdere tantissimo, visto che dopo un tornante gli si è spenta la vettura ed è rimasto bloccato lì. Nella stessa prova un altro pilota che stava facendo bene, sempre di Hyundai, però questa volta nel VRC2, era Oliver Solve, stava facendo benissimo, poi si è andato a girare, è rimasto bloccato, anche lui è andato a perdere un po' 2 minuti, ma un weekend proprio nero, perché ricordiamo che nel VRC2 avrebbe dovuto correre anche Christian Baby, che però, esatto, è risultato positivo a Covid-19 e per aver violato proprio le norme è stato sospeso per circa 6 mesi da ogni competizione. Quindi per lui chiusa la stagione, 3 mesi invece per il suo navigatore Simonetti, Salvatore. Quindi stagioni praticamente chiuse per quasi tutti e due. La giornata si chiude quindi con la Porto Guaz, che annulla le differenze tra VRC e VRC2, ma soprattutto con la delusione di Adamo e i suoi, che butta all'aria un rally che poche ore prima sembrava già vinto, consegnandolo su un piatto d'argento ad Elfyn Evans e alla Toyota. Come abbiamo detto più volte nella nostra presentazione delle prove in live la domenica, vede il disputarsi di sole 5 prove speciali, tra cui le 2 Fefe. Ma da segnalare è il ritorno di Tanak, Rovanperä e Neville, super agguerriti per Wolf Power Stage. La mattinata quindi vede la gestione delle gomme da parte di tutti i piloti che hanno sfruttato al massimo le loro vetture solo nella Fefe 1 per prepararsi proprio alla Power Stage, e proprio nella Power Stage ripetizione della Fefe. Sì, è stata una Power Stage che abbiamo avuto il piacere di commentare insieme sì, a tantissimi di voi, eravamo davvero tanti, naturalmente sul canale Viola, dove torneremo live per il Rally di Sardegna. Stiamo organizzando, ormai si può dire, qualcosa di spettacolare, da fuochi d'artificio e uno dei punti nella Wall Power Stage e nella ripetizione nella SS18, abbiamo avuto il piacere di vedere uno dei punti, dei passaggi più belli dell'intero rally, soprattutto nel punto finale con il salto, uno dei salti più famosi dell'intero VRC. Salto che ha anche visto un brutto incidente, sì, non so quale vettura, non ricordo. Era una Ford Fiesta numero 43, non mi vorrei sbagliare. Un brutto incidente, sono ancora, da quello che so, almeno a oggi erano ancora in ospedale due piloti, però non sappiamo le condizioni, però salto che ha regalato sicuramente grande spettacolo, no? Ah sì, pure abbiamo visto salti bellissimi, salti un po' meno puliti, tipo quello di sì, Formò. E quindi concludiamo il rally, che si conclude quindi con la vittoria di Evans, accompagnato sul podio da Sordo e Ogier. Un Ogier che recupera tantissimo dalla settima posizione del venerdì alla terza posizione della domenica. Insomma, Salvatore, ci troviamo a commentare ancora una volta vittoria di Toyota. Purtroppo in un rally che poteva essere diverso. Ogier, mi viene in mente di parlare un attimo di Ogier. Ogier, terzo piazzamento, ne parlavamo prima in auto, Salvatore.
è stato anche un po' in questo caso fortunato. Sì, perché comunque aveva tre vetture davanti, se non si fossero ritirate molto probabilmente gli avrebbero chiuso davanti, visto che abbiamo visto molto potenziale. Va bene, la posizione con Rovanpera era combattuta insieme anche a Takamoto, però capiamoci che non sarebbe stato un podio, però questo fa benissimo al suo campionato, ecco, perché comunque rimane la costanza che in un campionato così diventa fondamentale. Tra l'altro oggi resta, se non sbaglio, primo, lo vedremo se non sbaglio. Sì, l'abbiamo, come abbiamo detto prima, rimane primo però di pochissimo. Evans sarà contento perché ancora una volta non sarà lui ad aprire la pista. Esatto, in Sardegna. Andiamo adesso a vedere i vincitori delle diverse prove. E voglio iniziare io a salutare il posto con Tarak. Te lo concedo. 8 vittorie per lui. SS1, SS6, SS8, SS9, 10, 11, 13 e 20. Quindi diciamo che Tanak andrebbe a vincere questa nostra speciale classifica per vincitori, esatto, di prove. Poi abbiamo Evans con 5 vittorie, infatti si aggiunge la SS12, la SS14, la SS16, la SS17 e la SS19. Però attenzione, perché una di queste vittorie è in condivisione con OG, la SS7. Esatto, precisi. Sordo ne vince 4, vincendo la SS2, la 3, la 5 e la 15. Neville ne vince solo 1 e va a vincere la Fefe 1, ovvero la SS18. Come detto da Salvatore, Sebastian Ogier ne vince una, che in realtà è la SS7, che è condivisa con Elfin Evans. Esatto. E quindi chiude questa nostra speciale classifica Kalle Rovanpera con una sola vittoria, ovvero nella SS4, unico pilota capace nella mattina di mettersi davanti alle Hyundai. Passiamo quindi ora a vedere le pagelle dei protagonisti messi in ordine di arrivo. Ormai questa è una tradizione. È una tradizione anche come dirli, perché adesso io dirò il nome, il voto, perché lo motiverai. Evans 9. Perfetto, sempre perfetto, la costanza lo aiuta, non si prende troppi rischi e vince finalmente un evento che gli mancava dal Rally di Turchia 2020. 8,5 per Dani Sordo. Bravissimo, quando viene chiamato lui dimostra di essere sempre lì e costante. Ricordiamo che Dani Sordo non toccava la WRC Plus, perlomeno in gare così importanti, dal rally di Monte Carlo. Ogier 8. Riesce a riaddrizzare un rally che per lui era partito malissimo. Nella prima giornata accusa un ritardo notevole, però grazie anche a un po' di fortuna riesce a piazzarsi sul podio. Bravo comunque Ogier 8. Per il giapponese Takamoto 7,5. Un Takamoto Katsuta che abbiamo il piacere ormai di commentare da un paio di rally a questa parte, in crescita costante, peccato per un errore nella penultima giornata che fa sì che rompa l'ala, e una gestione delle gomme nella domenica che gli ha fatto perdere un bel po' da OG, quindi rilegandolo definitivamente in quarta posizione. Comunque bravissimo Takamoto. 7,5 anche per Grismith. Non pensavo che prima o poi l'avremmo messo questo voto, invece è arrivato un Gas Grismith che ci ha regalato emozioni. Se non fosse stato per quel problema tecnico il sabato, il suo vantaggio nei confronti del compagno di squadra Formo sarebbe stato anche più elevato. Comunque bravissimi ad entrambi, tanto adesso ci siamo. E arriviamo a Formo con pure lui 7,5. Sì, ci è sembrato giusto dare lo stesso voto, perché ok, Formo è al terzo evento con la WRC Plus, però ci sembrava giusto premiare allo stesso modo di Grismi. Comunque bravissimi le Ford, ne parliamo poi nelle pagine. Esatto. Tanak 9. Tanak mi sembra giusto dargli il 9, se non fosse stato per quella debacle assurda nella SS14 il rally era suo. Sembrava quasi di rivedere un Tanak dei tempi d'oro, dei tempi di Toyota, il 2019. Quindi quando Tanak è in forma nessuno lo supera, non c'è niente da fare. Tranne un guasto. Tranne un guasto, serve quello per fermarlo. Esatto. Rovanpera 7,5. Bravo anche lui, però sfortunato come il povero Tanak. Neville 5. Sono da mamma, oh, mi piange il cuore, però da un pilota dall'esperienza di Thierry Neuville questi errori non ce li aspettiamo. Gli abbiamo fatti tanti complimenti per la sua costanza, 3 terzi posti di fila. Esatto, invece. Esatto. Passiamo adesso alle pagelle dei costruttori, che vedono la guida di Toyota con un 7,5. Diciamo guida, però stavolta hanno fatto difficoltà e sono state fortunate a riuscire a mettere 2 vetture sul podio, ma perché gli è stato un po' regalato da Hyundai, si può dire. Comunque bravi Toyota, una vettura quasi sempre equilibrata in ogni condizione. Ford 7. Mamma, anche questo è un voto che non sapevo manco di aver
che avrei dato in questo weekend. Che si potesse associare. Invece no, il Ford è stata bravissima con una quinta e una sesta posizione, bravi questi due ragazzi. Ci hanno fatto tanto bene. Ci hanno fatto divertire, pure in alcune prove, secondi e terzi, sempre buone prestazioni, bravi ragazzi. Bravissimi. Hyundai 6 meno. Questo 6 meno ci sta, perché se andassimo a considerare la squadra in generale, però nella squadra ci sono anche i piloti, e se Tanak è stato sfortunato per la rottura del braccetto, Neville ha sbagliato, e questo non fa bene ai costruttori di Hyundai, che quindi vedono l'allontanarsi di Toyota. Per me quel 6 meno è da considerare 5 e mezzo. No, no, è un 6 meno, perché non è un 5 e mezzo, però non è neanche una sufficiente. 6 meno. Mi ha preso anche un giro. Ok, Salvatore, tocca a te. Quindi il mondiale si riapre. Ogier guida la classifica con solo 2 punti di vantaggio nei confronti di Evans, mentre Neville scende in terza posizione. Invece nei costruttori, come dicevamo proprio, Toyota incrementa il suo vantaggio. Occhio alle serie cadette, nel WRC2 abbiamo visto una sfida tutta tra finlandesi, ma alla fine spuntata su tutti è stato Esepe Calappi su Volkswagen Polo R5. Da segnalare però la buona prestazione di Oliver Solberg e l'assenza di Mikkelsen e Weiby a causa della loro positività al Covid-19. Su Weiby abbiamo già parlato prima, anche sì. Nella nostra scaletta era in questo esatto momento. E passiamo adesso a però parlare non avevamo detto prima della positività anche di Mikkelsen. Anche di Mikkelsen, quindi però, io dopo quella positività ero tentato quasi di non farlo l'evento live. Però ci sta. WRC3 invece vede la vittoria di Kajetanovic su Skoda Fabia Rally 2 Evo, nel Junior WRC a spuntare su tutti, e Sesc che quindi si catapulta anche in testa alla classifica generale. Adesso per tutti questi piloti l'appuntamento sarà il Rally di Sardegna, che avremo il piacere, come abbiamo già detto, di commentarlo insieme. Speriamo in grande mentre stile, per lo Junior WRC si parlerà di Estonia. Benissimo Salvatore, adesso iniziamo e ti faccio iniziare proprio a te. No, aspetta, non ci stiamo scordando di una cosa importantissima. Vai. Voto complessivo dell'evento. Eccolo qui. Non ce ne possiamo dimenticare. Ok. Attraverso i nostri calcoli potentissimi che hanno previsto calcolatrici scientifiche, radici strane, coseno, seno. Arriviamo a dire che poi il pure voto, così messa a caso viene dalle poi insomma quelli sono i registi WRC. La regia internazionale di Formula 1, non lo so. Comunque, dicevo, voto che come sempre vedrà, e Salvatore ve lo dirà adesso, questa volta lo voglio, sì, vedrà una media tra spettacolarità, sicurezza, presenza di pubblico, cioè compostezza anche nel pubblico, zone pubblico, che altro Salvatore? Sì, un po' tutto, tutto quel che c'è, l'organizzazione, quindi questo è un rally che ci è piaciuto tanto, anche lo spettacolo, e noi su per giù lo mettiamo sui livelli del rally del Croazia, quindi 7,5, e la classifica al momento vede il rally di Finlandia in testa con un bel 9, seguito a ruota dal rally di Monte Carlo con 8, e poi al terzo posto per il momento a pari punti Croazia e rally del Portogallo. Ci siamo divertiti, ci siamo divertiti. E quindi si chiude così per noi questo rally del Portogallo 2021. E se ci siamo, prendiamo un aereo da Portugal, andiamo direttamente in Sicilia e partendo dalla Sicilia andiamo a vedere un po' tutti i rally che si sono corsi in questo periodo, e piccolo spoiler, sono abbastanza anche di notevole importanza. Allora vai, saluto. E quindi partiamo subito con il 7-8 maggio campionato italiano rally, che è sbarcato, come dicevamo, proprio in Sicilia per la targa Florio. Un rally incredibile che mai come quest'anno ha visto un boom di iscritti, ma a farla da padrone su tutti è stato Basso su Skoda Fabia Rally 2 Evo. Però da segnalare il ritiro di Andrea Grugnoli a causa di un guasto al motore. 7-8 maggio, sempre lo stesso weekend, è Coppa Rally Zona 3, rally della Volpicella, a spuntarla su tutti è Oblin, su Luca, su Hyundai 20 R5. Mentre l'8 e il 9 maggio si è corso anche il rally della Val di Novale, vinto da Mauro Miele su Skoda Fabia Rally 2 Evo. Incredibile che a me mi capivano sempre questi nomi complicati, non sembravo a leggerli, però un'altra volta. 15-16 maggio dovrebbe essere Coppa Rally Zona 1, si è corso il Rally del Grappolo, vince, è stato Elvis Centre su Skoda Elvis Fabia. Kentre, che è italiano, Skoda, è del nord. Mamma mia, su Skoda Fabia. Andiamo. Scusate, veramente, ma è. E quindi scusatemi, ne approfitto di questa piccola pausa che si è andata a creare, perché mi ero dimenticato. Targa Florio ha partecipato anche
partecipavano anche due Hyundai VRC Plus, stiamo parlando di quella di Thierry Neuville, e navigato da Martin Vidache, e anche Christian Webby, che era venuto in Sicilia insieme ad Andreas Mikkelsen, che gli faceva da controllore delle PS. Esatto. Tutte e due risultati positivi, come abbiamo già detto in precedenza. Ma andiamo avanti, Salvatore. Il 15 e il 16 maggio si ricorre per la Coppa Rally Zona 2 con il Comune Arelli, vinto da Bondioni, dalla coppia Bondioni D'Ambrosio su Skoda Fabia. 21-22 maggio si è corso il CVRC con il Rally del Salento. A puntata su tutti è stato Peter Soli su Citroen DS3 VRC. E io andrei a segnalare di questo evento proprio la complessità, infatti il livello di difficoltà era 1.75. La classifica, esatto, del CVRC al momento vede in testa, in maniera molto salda, proprio Luca Pedersoli. 22-23 maggio, Coppa Rally Zona 4 con il rally del Bellunese, vinto da Signor su Polo R5. Così si va a chiudere questa nostra parentesi rally nazionale. Coefficiente di difficoltà per il Bellunese a 1.5. Sì, ci sta, è uno di quei dati che... male, 1.5, no, è 1.5, 1.5, bravo, okay. Paolo. Oggi non ho detto stiamo cercando un sostituto perché per questa volta non ne sento l'esigenza. Ho fatto solo arrivare in ritardo qui, ma non ne sento l'esigenza per oggi, però sto preparando qualcosa per il rally del Sardegna. Ragazzi, per state il Sardegna pronti. Abbiamo in mente qualcosa di incredibile, anche perché uno degli ultimi rally che manderemo live in grande percentuale. E poi si ritorna per settembre. L'estate ridurremo quasi drasticamente le live, cercando almeno di salvare la power stage. Già ne ho parlato con Salvatore. Sì, stiamo un attimo cercando, ragazzi, di capire. Godiamoci intanto il Sardegna e poi vedremo. E quindi, ultime raccomandazioni finali. Solito, ancora grazie per i 100 iscritti, ma soprattutto, se volete darci una mano, iscrivetevi al canale, perché qui è facile facile, attivate la campanellina lasciando un bel mi piace, ma soprattutto iscrivetevi a tutta questa bella lista di social. Guarda, ma non solo Paolo, io ti taglio la mano, guardate qui, perché adesso ci sono anche questo unico canale Global Paolo Salvo Live. E signori, è stato un piacere. Avete visto la bella mano di Paolo? Perché non la vedrete mai più, signori. Per fortuna che mancino. Su Twitch abbiamo Global Rally Network 3, che probabilmente spero che non useremo perché è una ordita liscia, però vi aspettiamo sul canale Viola per goderci lo spettacolo della Sardegna. E quindi non ci resta che dire che è stato un rally del Portogallo spettacolare, incredibile. E da Paolo e da Salvatore, che tra poco taglia la mano a Paolo, quindi spero che l'abbiate salutata. È tutto, ciao ciao, ti taglio la mano.